Gonti, insomma, piano piano la squadra, diciamo proprio in generale, sta crescendo a piccoli passi, ma sta crescendo. Per quanto riguarda le altre possibili, insomma, a segnalarsi, sicuramente mi aspetto che comunque le russe provino a recuperare. Anche Kuzmina ha deluso parecchio nella sprint, la vice campionessa olimpica avrà il pettorale 27, vedete intanto scorrere la start list, e parte con oltre un minuto e mezzo. Difficile, insomma, avvicinare le prime 5 posizioni probabilmente per Kuzmina, anche se, per dire, le polacche partono con oltre 30 secondi di distacco, Pauka e Gwizdon, però insomma ci si può attendere qualche bella rimonta, ma per le prime posizioni la situazione sembra essere abbastanza chiusa, perché possono anche sbagliare, e comunque non sbaglieranno mai troppo, tanto questo mi sembra sia Sherok Schnadel, il gran capo dello sci austriaco, e in ogni caso Domracevo, Mäkäräinen e Berger si possono permettere qualche errore sulle altre. Chiaramente ci può essere Miri Gosner che può tentare di avvicinarle. Gosner ha 44 secondi di ritardo, anche se insomma gli allenatori tedeschi hanno confermato che ci sono problemi insomma per il momento piuttosto evidenti al poligono. Nonostante tutto comunque riesce a entrare nelle 10 anche con 4 errori, quello che è successo ieri, questo è comunque una dimostrazione di quanto sia tornata a spingere sugli sci. Le francesi, che normalmente in questo contesto hanno chance di essere protagoniste, partono da troppo lontano. Brunet insomma è veramente fuori dai giochi, insomma, sembra essere quasi riconoscibile la medaglia di bronzo delle Olimpiadi, parte con il 40, stesso pettorale se non sbaglio al maschile di Pfeiffer, mentre Doren parte sicuramente più vicina con il 10, però insomma ha rimediato nonostante lo 0 di ieri, quasi 50 secondi da Domracheva. Sono condizioni non semplici evidentemente per le ragazze, mentre gli uomini hanno dimostrato grande condizione, anche lo stesso Beatrix, non c'è soltanto Martin Fourcade o Alexis Boeuf. Tanto qualcuna preferisce rimanere ancora coperta, diciamo, non completamente svestita, solo con appunto la tuta da sci e pronta per partire, proprio perché le temperature insomma sono freschine, diciamo così, anche in questa tappa sulle Alpi, la prima è sull'arco alpino, mentre fa un po' di riscaldamento d'aria Domracheva, che si è lamentata per materiali non eccezionali la passata settimana. In realtà poi la differenza per Daria Domracheva nelle prestazioni comunque buone, insomma, della passata settimana ha inciso di più il poligono. Sono buone perché comunque non c'è tanto, tanto distacco in classifica con Tora Berger, che ha insomma, fatto lo sweep, come dicono gli americani, negli sport professionistici, quando uno riesce a ottenere il cappotto, a spazzare via l'altra squadra, appunto a Östersund Tora Berger con le 3 vittorie in 3 gare. Tanto la gara parte con Domracheva, e a tallonarla subito Mäkäräinen è insomma del tutto presumibile prevedere un passo a due, diciamo, o comunque insomma saranno insieme a viaggiare in questo primo giro Mäkäräinen e Domracheva, e probabilmente la stessa cosa sarà anche per le norvegesi Solendal e Tora Berger. Solendal che ha pagato nel finale della gara di ieri, tanto da perdere il terzo posto a favore di Tora Berger. Un altro tandem potrebbe essere quello tra le polacche, anche se insomma sì, penso che sia ragionevole pensare che si formino questi tre tandem, e dietro con Miri Gosner che spingerà per portarsi a ridosso delle polacche quantomeno alla fine del primo giro. Hortler inquadrata, che comunque è stata positiva nella gara di ieri. Sukalova è un'altra che sicuramente andrà forte nei primi giri, sperando di essere precisa al poligono. E comunque
può essere molto importante essere precisi oggi, perché comunque il poligono non sarà affatto agevole, e quindi insomma per gli italiani sarà fondamentale fare una gara regolare sugli sci per buttarla sulla precisione, sull'efficacia al poligono. Le due slovacche partono molto vicine, Gerekova e Kuzmina. Guarda caso Gerekova ha chiuso la sprint davanti alla più quotata connazionale, anche se chiaramente ha altre origini, altra estrazione la Kuzmina, che da signorina portava il cognome di Scipulina, come quello del fratello Scipulin, che oggi insomma è arrivato vicino alla grande impresa, perché Anton Scipulin poteva anche vincerla la gara se non avesse sbagliato i due bersagli in piedi. Eccolo qua il tandem di testa, presumibilmente tenderanno a guadagnare. McRennan lascia per il momento davanti Daria Domracheva. Ripeto, le vere rivali in questo momento per la generale sono Berger e Domracheva. McRennan ha bisogno di trovare una costanza formidabile e soprattutto insomma avere qualche aiuto da parte delle altre due, perché altrimenti diventa difficile per lei comunque inserirsi davvero in modo prepotente per tentare di conquistare la classifica generale. Questo è un tratto sempre da prendere con le pinze per le atlete, perché ti spinge quella discesa con curva a andare molto larghi. Abbiamo già visto quello che è successo a Tora Berger la passata settimana, un paio di cadute in due gare addirittura a Östersund. Eccolo qua il secondo trenino, 16 secondi di ritardo, quindi in sostanza intanto non ci sono aggiustamenti sul tempo, le partenze sono state regolari nella gara in seguimento, in sostanza non guadagnano tanto McRennan e Domracheva. È McRennan la più veloce in pista in questo momento, ma anche in virtù insomma appunto degli accoppiamenti che si sono creati davanti nella corsa. Gosner si è ormai portata vicino alle due polacche con la Gwisdon che ha scavalcato Pauka, quindi Pauka tiene un ritmo per il momento controllato. Passano le altre, Stromset che partiva col pettorale 12 è lì in quella posizione, un'altra di quelle che può sicuramente cercare di aumentare l'andatura, ma direi che le posizioni sono rimaste abbastanza simili. Oltre a quelle segnalate non ci sono atleti che comunque stanno forzando particolarmente. Giro da 2 chilometri che porta già verso il poligono. Questi sono i sottopassi che devono affrontare le atlete per arrivare di nuovo nello stadio. Grande pubblico, chiaramente il biathlon in Austria è comunque molto seguito e poi è una zona che può essere raggiunta facilmente non soltanto dai tedeschi, ma insomma il turismo ormai risponde sempre presente anche con l'arrivo dai paesi nordici, ma anche dalla Russia, come abbiamo visto, diversi tifosi. Il distacco si è assottigliato tra le due norvegesi e le due leader. All'ingresso al poligono c'erano 13 secondi. E Domracheva fa fatica. Gara davvero strana da parte di Domracheva, ha commesso due errori, sbaglia anche Solemdal, quindi per il momento dice molto bene a McRennan che andrà via in solitaria. Tora Berger con esperienza evita le penalità, adesso vediamo le altre. Sbaglia Gosner, bene la Gwisdon e anche la Pauka.
Beh, comunque un errore per Gosner. In questo contesto, con così pochi errori, sbagliano Stromset, la Orkler, abbiamo visto le tedesche qui hanno commesso tanti errori, anche la Henkel oltre alla Gosner, ovviamente due errori come quelli commessi da Domracheva li senti, tant'è che in diverse l'hanno scavalcata anche la stessa Gregorin, come Marie Doren, anche Vita Semerenko. E Domracheva è scivolata in decima posizione. Gli errori si pagano caramente. Polonia molto bene anche con Bobak, polacche 15 su 15. Questa è la situazione, proprio loro ne hanno approfittato degli errori di Domracheva e Solendal, per avanzare di un paio di posizioni. Comunque tutto può ancora succedere, perché comunque McLennan è tendenzialmente a rischio. Tyro, so close. Eccoci tornati in diretta nel secondo giro dell'inseguimento alla femminile. McLennan che può provare ad allungare. C'erano 13 secondi e 6 di differenza con Tora Berger, adesso verificheremo se saranno rimasti gli stessi. Le due tra l'altro erano divise da 8 secondi in partenza, quindi comunque McLennan è ancora quella che sta andando più forte, ma ci sta soprattutto nella prima parte di gara. McLennan deve, se vuole vincere questa gara, evitare il confronto diretto con Tora Berger nell'ultimo giro, soprattutto all'ultimo poligono, perché in ogni caso deve arrivare con margine, con tempo di vantaggio sufficiente a gestire il poligono, per evitare di trovarsi sotto Tora Berger, che a quel punto rischierebbe tutto chiaramente sugli ultimi 5 bersagli. Transita adesso la fotocellula dei 3-3 Kees McRainen. Tora Berger ha perso e anche insomma abbastanza, mi pare, nei confronti di McRainen, che ha almeno una penalità di vantaggio in ottica secondo poligono, ma forse anche di più, perché il distacco, tra l'altro già ieri Tora Berger aveva dato segnali insomma di non essere così brillante come Östersund, sono 27 secondi di ritardo, erano 13, sono esattamente raddoppiati. Solendal in quarta posizione dietro a Gwisdon, ha scavalcato Cristina Pauka. Sta tenendo un buon passo la Gwisdon. Domracheva è in nona posizione, come la Gosner, sono davanti a Shumilova. Però insomma Domracheva non è che stia guadagnando, sì sulle altre qualcosa, ma non su McRainen, perché Domracheva era staccata di 49 secondi, anche lei ne perde quasi 10. McRainen veramente sta facendo la differenza sugli sci in questo secondo appuntamento di Coppa del Mondo. Il vantaggio sembra essere tale insomma da pensare che solo Tora Berger possa davvero darle fastidio, ma è lei che deve prendersi anche il suo tempo nello sparare e soprattutto rimanere concentrata. Nel corso della gara, insomma, un errore se lo può permettere, a seconda di come, ma forse anche due se li può permettere, a seconda di come si mette la gara, chiaramente poi bisogna rivalutare la cosa. Sbagliandone uno può comunque, credo, essere in testa lo stesso dopo il secondo poligono. Vantaggio adesso su Tora Berger all'ultimo rilevamento è di 32 secondi, quindi ha aumentato di altri 5 secondi il suo vantaggio, che gli permette anche di avere una certa tranquillità. L'allineamento con i bersagli è buono, non ha rischiato praticamente su nessuno,
Questo è sicuramente positivo. Trauberger si sta ancora preparando, chiaramente il vantaggio potrà arrivare a essere anche di 45 secondi, sempre che Trauberger non sbagli, parlo in ottica prossimo giro, ma anche di più. Ecco, il primo errore della stagione a terra per Trauberger. Beh, comunque sia impressionante perché anche oggi ha preso i primi 9. Quindi 44 centri di fila nelle prove a terra, se non sbaglio. Solendal precisa, sbaglia Pauka, non Vita Semrenko e Marie Doren. Gosner un altro errore, chiaramente poi lo recupera sugli sci. Domracheva pulita, però McRaenen se ne sta andando via. Il vantaggio su Domracheva sarà presumibilmente intorno all'1.05. No, un minuto, qualcosa meno, ma il discorso non cambia. Il vantaggio in termini di errori che si può permettere McRaenen su Domracheva è importante. Ripeto, McRaenen può andare in crisi in una singola serie di tiro, come ha dimostrato anche nella sprint, dove comunque ha limitato i danni. Trauberger è scivolata in quinta posizione, ricordiamo che lei finora è sempre stata sul podio. Le italiane hanno dato prima l'aggiornamento su quello che hanno fatto il primo poligono, Brofer senza errori come anche Dorothea Wierer, Rungaldir ne ha commesso uno, non ha sbagliato Michela Ponza, un errore per Nicole Gontier. Sta sparando adesso Karin Oberhofer per rimanere intorno alle prime 25-30 posizioni. Situazione abbastanza consolidata davanti, con McRaenen che sta tenendo un ritmo davvero notevole. Intanto le italiane, Karin Oberhofer 10 bersagli presi, quindi senza errori, una penalità invece per Dorothea Wierer. Oberhofer è in 26esima posizione, Wierer in 30esima, Ponza anche lei non ha sbagliato come Oberhofer e si trova in 40esima posizione, appena dietro a Rungaldir che ha commesso un altro errore, è 39esima, mentre Nicole Gontier è più indietro, ha commesso in tutto 4 errori, 3 nell'ultima serie, è in 46esima posizione. Comunque tutte le italiane sono in recupero, le altre italiane tranne appunto Nicole Gontier. Quindi, e anche Rungaldir chiaramente, bene Ponza, Wierer e Oberhofer soprattutto. Adesso vediamo il nuovo vantaggio, 5,3 km. Ricordo che all'uscita dal secondo poligono il margine era di 45 secondi su Solendal, che vediamo arrivare, mentre su Domracheva di un minuto, Trauberger di 54 secondi. Anche Solendal chiaramente è a rischio nelle serie di tiro in piedi, qualcosa può concedere. In questo giro Solendal però non sta perdendo troppo da McRaenen. Vediamo dietro, Trauberger ha già scavalcato Doren e Semerenko, ha perso qualcosa, circa 5 secondi, però vuol dire che sta andando forte Solendal e che al tempo stesso McRaenen sta tenendo un'andatura forse non così elevata come nei primi due giri. Domracheva anche lei perde comunque 4 secondi, quindi comunque la sostanza è che Solendal sta forse tenendo un ritmo anche un po' troppo elevato, perché sarebbe forse insomma consigliabile avere un approccio un po' più tranquillo al primo poligono in piedi, perché innanzitutto comunque sono altri parametri, un'altra situazione rispetto allo sparare da sdraiati, e poi perché in quel contesto è un po' più a rischio Solendal. Comunque evidentemente lei se la vuole giocare così la situazione. Non ci sono francamente atlete che stanno recuperando molto in termini di posizioni, se non Shumilova, che comunque è settima da Petro alle 16 qual è, e anche Sukalova
oltre a Semerenko, Vita Semerenko e Doren, ma non è che si guadagni tanto comunque. Adesso vale tutto il bersaglio scuro, gli 11 cm e mezzo di diametro. Questo l'ha sbagliato di tanto, questo non è facile, e infatti l'ha rischiato di trovare l'allineamento di tiro, era a rischio, serie a rischio, come è già capitato altre volte. McRennan, che oltretutto non ha portato sugli sci, non lo so se può essere davvero avvicinata tanto da arrivare sulle code da parte di Solendal, che deve essere perfetta nella serie in piedi. Certamente è un vantaggio per Tora Berger. Adesso ha bisogno però Tora Berger di essere perfetta in piedi, cosa che non è successa sempre in questa stagione. Comunque sta sparando con percentuali veramente notevoli, anche migliori, ma insomma simili rispetto a quel periodo in cui riuscì a vincere 4 gare di fila 2 anni fa. Solendal, serie velocissima e precisa, attenzione, avvicina sì McRennan. Tora Berger, che 2 anni fa vinse 4 gare di fila, 5 su 6, ha rischiato e ha sbagliato. Uno ci può stare, infatti è un errore. Anche le altre comunque tempi di esecuzione molto veloci. Doren può ripartire, non sbaglia anche Domracheva. La gara si fa sicuramente interessante per il finale. Solendal addirittura ha scavalcato McRennan, quindi fa lei da lepre la più giovane norvegese, tra ovviamente Tora Berger, ce ne sono altre che sono ancora più giovani, e comunque sono lì vicine. Domracheva rispetto alla prima posizione a 23 secondi e 6, forse ha negli sci un finale di quelli importanti, staremo a vedere. Tora Berger sta di fatto che è quella che paga di più l'errore commesso. Il tempo scorre e c'è parecchia distanza adesso tra lei e il podio, soprattutto sono tante atlete. In ottava posizione Tora Berger sempre sul podio finora. Bene Shumilova comunque, insomma, sicuramente la scelta di lasciare fuori Sleptova per lei ha pagato. Il problema sono le altre russe in questo momento. Shumilova è 15 su 15 come Doren e come Vita Semerenko, hanno dovuto fare gli straordinari, fare i numeri al poligono. Anche Sukalova è senza errori. Adesso vediamo le italiane, si è creato il gruppetto delle tedesche con Gosner, Orkler e Henkel, più o meno tutte lì a ridosso delle prime 10. Arriva il primo errore di Karin Oberhofer, però si era poi ripresa bene, infatti ha completato comunque i 4 successivi senza errori. McRennan è ormai in vista per quanto riguarda il ricongiungimento su Solendal. Comunque finora bene al poligono Oberhofer. C'è stato il raggiungimento di McRennan rispetto a Solendal. McRennan che giustamente lascia davanti la norvegese. Le italiane, mentre sta sparando adesso Nicole Gontier, abbiamo Rungaldir che non ha sbagliato nel terzo poligono e purtroppo è arrivato l'errore di Michela Ponza. Comunque ci sono 4 italiane tra la 26esima e la 34esima posizione, in 4 potenzialmente a punti. Nicole Gontier ha commesso un altro errore, quindi in tutto sono 5. Lei è un po' più distanziata. Adesso verifichiamo il vantaggio di McRennan e dobbiamo verificarlo su Domracheva, che era in sesta posizione, se non sbaglio, è uscita dal poligono, o comunque quinta, adesso è terza, 19 secondi, sta guadagnando nei confronti di Solendal, non tanto di McRennan. Ricordiamo che comunque la bielorussa può sparare con più rapidità, essere magari anche più precisa di McRennan. Tora Berger comunque non molla mai, non è nel suo DNA. Shumilova è sesta, quella che sta facendo la gara migliore in termini di posizioni recuperate, con un buon passo in salita in questo tratto per Solendal.
Tora Berger che comunque ha perso ancora altri 5 secondi pur avendo guadagnato una posizione. Perdono tutte rispetto a Mäkäräinen, si difende benissimo chiaramente Domracheva, la stessa Stollendal comunque è lì, adesso è più importante il poligono. Rispetto a quello che abbiamo visto ieri, insomma, può darsi che Stollendal possa partire battuta in un testa a testa con Mäkäräinen se si trovassero ancora insieme dopo l'ultima serie. Mäkäräinen insomma dovrebbe riuscire a staccarla prima di arrivare a portarsela in volata, senza poi dimenticare Domracheva che comunque non è lontanissima. Domracheva è a 18 secondi e 7, quindi insomma come più o meno l'ultimo rilevamento. È già nella zona poligono insieme a Doren. Non deve avere fretta Stollendal. Infatti ha atteso sul secondo bersaglio, ha aperto male Mäkäräinen. Attenzione a Stollendal che ottiene il miglior risultato in carriera, mentre naufraga ancora in piedi Mäkäräinen. Beh, comunque grande Norvegia al femminile, sempre una atleta sul podio in 5 gare. Adesso vediamo Domracheva. Sbaglia anche lei. E a questo punto torna prepotente anche Tora Berger in gioco. Gordner comunque sta facendo una bellissima gara con 3 errori in tutto finora, anche perché sbagliano Doren, Semerenko sbaglia anche ad aprire però Gosner, Shumilova, altro errore, qua sbagliano praticamente tutte, tranne Stollendal finora. Poligono che dice bene alla Norvegia perché anche Tora Berger non sbaglia, e Tora Berger aveva detto mi piacerebbe in questa stagione riuscire a essere insieme sul podio con la Stollendal, chissà che non possa accadere già il giorno dopo rispetto a quella dichiarazione. Sbaglia su Kalova, anche lei stava facendo una gran gara. Tora Berger è insieme a Domracheva e Mäkäräinen però non è lontana, quindi sarà spettacolo per la seconda e la terza posizione, le altre sono battute. Stollendal che ottiene così il primo successo in carriera con una gara spettacolare, ha commesso un errore solo al primo poligono. Kuzmina non sbaglia, più precise le altre che inseguivano. Adesso staremo anche attenti per vedere le italiane cosa combinano. Beh, Zaitseva comunque un buon recupero l'ha fatto, non ha sbagliato sui primi 3 poligoni, quindi 16 su 16, ha preso anche il secondo bersaglio l'ultima serie in piedi, però arriva il primo errore. Dunque prova d'orgoglio di Zaitseva che aveva ottenuto un primo e secondo posto la passata stagione. Gli altri compagni di squadra più in difficoltà, Shumilova, ma un errore ci poteva stare, comunque insomma viaggia per essere nelle prime 10 posizioni. Tanto al poligono anche Oberhofer, Wierer e Rungaldir. Wierer apre male, però è velocissima, gli altri 4 se li ha proprio mangiati. Peccato per Rungaldir, un errore per lei, ha sbagliato una volta anche Oberhofer. E qua è veramente gran duello. Mäkäräinen però con grandissima prepotenza si mette sulla sua scia Tora Berger, è difficile da tenere Mäkäräinen mentre è in difficoltà Domracheva, è in difficoltà Domracheva, o almeno si mette dietro alle due avversarie. Questa è la lotta per la seconda e terza posizione, c'è anche Gregorin in questo gruppo. Nel tratto di discesa mi è sembrato vedere come comunque i materiali fossero più o meno simili e competitivi quelli di Mäkäräinen e Tora Berger, che adesso sono fianco a fianco. Domracheva è lì, qui quasi si toccano Tora Berger e la finlandese, alla fine la leader della generale preferisce stare dietro.
spinte maggiori per Tora Berger, ha un gesto più fluido Mäkäräinen. Comunque Domracova si sta riavvicinando. Hanno speso sicuramente in quel tratto per fare quell'andatura dei due davanti, mentre Sollendal ovviamente non ha problemi. Transita in 9,3 km, mancano 700 metri alla conclusione. Il vantaggio è davvero enorme, non ce l'ha fatta Domracova a stare comunque agganciata alle prime due che se ne vanno, ma in virtù sia di una condizione migliore, tanto sorpasso alla corda, quasi oltre la corda di Tora Berger, che qui ha guadagnato metri, guardate che roba, in discesa è veramente un cannibale Tora Berger. È quella che prende più rischi, qui però Mäkäräinen risponde in questo tratto, fa un po' più fatica Domracova, comunque ne ha Tora Berger, è sempre estremamente competitiva la norvegese nell'ultimo giro. In ogni caso mi sembra di poter dire che ci saranno le due norvegesi sul podio, quindi questo augurio è stato subito soddisfatto per Tora Berger, che ha staccato anche Kajsa Mäkäräinen e quindi è doppietta norvegese, quella che ormai da tempo non vediamo in casa Norvegia al maschile, arriva addirittura al femminile. C'è chi entra e chi esce dal sottopasso, ma è sempre Norvegia. Sollendal davanti, questa volta rispetto a ieri non si fa battere e può esplodere nel pieno della sua gioia, dare tutto il suo sorriso adesso, perché ormai sul traguardo, meritatissima prima vittoria in carriera per lei, e insomma ne seguiranno altre molto probabilmente. Sollendal si è davvero meritata questa vittoria, ha lavorato molto sul suo fisico, sulle prestazioni sugli sci, ha fatto un altro grande lavoro al poligono e qui insomma si vedono i risultati. Non c'è partita, Tora Berger è stata mostruosa, c'è stato il primo attacco di Mäkäräinen per portarsi sotto le due avversari e poi Tora Berger veramente riesce a tenere delle frequenze che sono proibitive per le altre. Non c'è niente da fare, si mangia le avversarie nell'ultimo giro. L'unica che l'ha costretta alla resa si chiama Magdalena Neuner, in un contesto così ce l'abbraccio per questa doppietta molto importante, storica direi, comunque sia significativa, e dire che a breve tornerà sul circuito anche Flatland, e allora cosa ci sarà? Una tripletta norvegese? Flatland che ha vinto in Ibu Cup, reduce dalla maternità, vedremo quello che sarà. Comunque la battuta oggi è Domracova, apparsa parecchio affaticata e chiude in quinta posizione, quindi Tora Berger allunga di nuovo in classifica generale. Le due comunque restano davvero con una posizione molto buona, migliore rispetto alle altre. Shumilova, tanti complimenti perché chiude nelle prime 10, addirittura ottava scavalcando la Semerenko, bene anche su Kalova. Qui arriva una positiva a Nebe Kohn, che con 19 su 20 la pettorale 21 si piazza in 14esima posizione dietro a Kuzmina, mentre ha fatto fatica la Gwisdon nelle ultime tre serie, in particolare in cui ha commesso in tutte quattro errori. Beh, Zaitseva però davvero grande con pettorale 53, 19 su 20, va a chiudere probabilmente nelle 20, terza russa, dopo Shumilova e Vilukina. Anche Vilukina ha recuperato qualcosa rispetto alla sprint, è sedicesima, non so se sarà nelle 20 la Zaitseva, forse ventunesima. Novakovska e poi Zaitseva, sì, quindi comunque ci sono nuovamente tre polacche nelle prime 20 o 21 posizioni. Certo, sono un po' più indietro rispetto a ieri, però è comunque un ottimo risultato di squadra. E Brunet fa veramente strano vederla comunque così lontana,
già partiva abbastanza lontana, 23esima, tra poco arriveranno anche le italiane, e Oberhofer è nelle 30, sono tutte una dietro l'altra praticamente le italiane, eccole qua che stanno arrivando, c'è Oberhofer, forse con Bierer, sì esatto, no, Rungaldir prima di Bierer che chiude in trentesima posizione, Michela Ponza poco più indietro, beh, 4 italiane nelle 31, a detta così è un buonissimo risultato, chiaramente non ce n'è nessuna nelle prime 25 posizioni, però vanno tutte 4 a punti, insomma va bene così, di queste soltanto Ponza non aveva trovato i punti nella sprint, Michela che comunque ha recuperato 15 posizioni, per cui insomma può essere contenta. C'è sicuramente una bella rivalità, sono tutte più o meno lì. Sui più immediati inseguiti.